Dylan Dog Batman numero 2 di 3 totali, all'inferno e ritorno. Parliamone insieme. Ragazzi, non me ne ero manco accorto, ma questo mese è volato. Vuoi la presenza delle mie vacanze e del Rimini Comics, ma è subito arrivato luglio, la fine di luglio, ed è subito arrivato il secondo numero del crossover Dylan Dog Batman, edito da Bonelli, scritto da Roberto Recchioni e disegnato da Werther Dell'Edera e Gigi Cavenago, con i colori di Giovanna Niro. Non pensavo, nonostante sapessi che in questo numero c'era Constantine, John Constantine, non pensavo che questo titolo, All'Inferno e Ritorno, fosse davvero così letterale. Pensavo semplicemente che Dylan Dog e John Constantine si incontrassero, scambiassero un paio di battute per la gioia di noi fan, dato che per quanto Dylan Dog abbia delle analogie con Batman in quanto sono entrambi detective, è con John Constantine che forse Dylan Dog condivide più il mondo, la storia, il soprannaturale. C'è anche un filo sottile riguardo ai vizi che hanno, o meglio, che John Constantine ha tuttora, quindi il fumo, l'alcol, la vita dissennata, e con il passato d'alcolista di Dylan Dog che ormai si è buttato alle spalle. C'è anche una fantastica scena in cui John Constantine offre da bere a Dylan Dog, lui dice ho smesso, e John Constantine dice sì, anch'io circa 2 ore fa, è il momento di ricominciare. Quindi proprio per far vedere come sono all'antitesi nel modus operandi, ma entrambi hanno a che fare con l'occulto in maniere molto diverse, perché Dylan Dog resta comunque uno scettico, mentre John Constantine affonda a piene mani nello spiritismo, nell'occultismo, nell'esoterismo e tutto ciò che finisce in ismo. Però è molto bello vederli assieme. Non pensavo di vederli letteralmente andare all'inferno per tutto il numero per scoprire un piccolo dettaglio della storia. Ora, se volessi guardare solo dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della storia, potrei dire che questo numero è un pochino forzato, perché mi sembra un po' esagerato che per un dettaglio così, sì, soprannaturale, però comunque un dettaglio che si può scoprire in mille altri modi più terreni, si vada a scomodare il soprannaturale. Quindi sembra un po' forzata questa cosa, quindi potrei dire questa cosa qui, potrei dire anche che a questo numero potrebbe sembrare un tentativo di allungare il brodo di una saga che magari si poteva risolvere in 2 numeri anziché 3, perché appunto potevano, con modi molto più terreni o anche semplicemente potevano inventarsi che John Constantine faceva un rituale che in 2 tavole faceva scoprire cos'era successo appunto a Killex, dove è finita l'anima di Killex. E quindi questo potrebbe essere appunto un brodo allungato. Questo potrei dire se non fossi un fan di John Constantine e un fan di Dylan Dog. Vederli assieme per 64 pagine per me è pura gioia degli occhi, pura gioia narrativa. Adoro vedere come interagiscono di fronte alle situazioni. È davvero bello metterli a confronto. Quindi per me possono fare un altro numero così, un terzo, un quarto, un quinto numero dove Dylan Dog e John Constantine indagano su qualcosa. Non mi interessa se distrae dalla storia principale, se allunga il brodo, non me ne frega niente, è stupendo. Sono molto felice di aver letto questo lavoro di squadra. Sono anche stato molto felice che per questo numero, per la maggior parte del tempo, noi vediamo John Constantine e Dylan Dog lavorare insieme senza Batman. Questo gli dà proprio molto più spazio di manovra, molto spazio di manovra a Dylan Dog per confrontarsi con Constantine senza che ci sia Batman di mezzo, che conosce meglio Constantine, di conseguenza avrebbe fatto da tramite, no? Come quando
Per farvi un esempio, se c'è l'amico del tuo amico, finché c'è il tuo amico, non interagisci mai direttamente, interagisci sempre passando dal tuo amico perché ci si conosce meno, così cosa. In questo modo sono stati messi nella situazione, che li ha costretti, diciamo, a collaborare face to face, e questa cosa, ha tirato fuori il meglio dei due, di queste due icone. Forse John Constantine è meno iconico di Batman per il grande pubblico, ma è comunque stato molto bello per chi conosce vagamente il personaggio, anche solo dal film di Keanu Reeves, anche solo dalla serie TV omonima, che poi è stata chiusa dopo una sola stagione, ma io vi consiglio di recuperare, che incarna benissimo lo spirito di John Constantine. Anche da Legends of Tomorrow, cioè anche tutte queste incarnazioni, non per forza quelle fumettistiche, se amate John Constantine, amerete questo numero. Per esempio, anch'io non conoscevo il personaggio di Etrigan. Ho visto questo personaggio in copertina e mi chiedevo chi fosse. E non lo conoscevo, magari l'ho letto in qualche numero vecchio di John Constantine, ma non me lo ricordavo. È stato comunque piacevole scoprire questo personaggio e vedere un attimino come interagisce anche con John Constantine. Devo dire che la presenza di un demone in carne ed ossa che prende possesso di una persona, cambiandone totalmente l'aspetto come se fosse un supereroe, come si dice, mi ha forzatamente alzato l'asticella della sospensione dell'incredulità, questo lo ammetto, però voglio dire, stanno viaggiando all'inferno, sono entrati da un frigo, citazione Ghostbusters, e primo numero di Dylan Dog, per andare all'inferno, quindi voglio dire di cosa stiamo parlando. L'altra cosa invece che forse non ho apprezzato tantissimo, ma lì credo che ci siano appunto delle esigenze di pagina a disposizione, di tempo a disposizione, Batman e Dylan Dog, per scoprire il composto che Xabaras ha iniettato a Selina Kyle, Catwoman, e a Groucho, se ne vanno a Inverness. Mi piace anche il fatto che sia stato sbombolettato sul cartello Undead, mentre se non sbaglio in passato Inverness era tipo la zona e Undead fosse la città. Invece Recchioni ha chiarito questo punto, dato che la città di Inverness esiste, ha chiarito questo punto mostrando come Undead, che non può essere un vero nome di una città, dato che significa letteralmente non morto, ha fatto in modo che fosse una specie di soprannome della città, quindi questa cosa l'ho apprezzata molto. Sta di fatto che Batman e Dylan Dog vanno a Undead, vanno a Inverness per scoprire un po' di più sul siero di Xabaras, e lì trovano Groucho giocherizzato. Non si sa molto, cioè sembra che semplicemente abbia come si dice, in corpo la tossina del Joker, che qua viene chiamata Smilex come nel film di Batman dell'89, non come nei fumetti, che non so se ha il nome la tossina del Joker, correggetemi se sbaglio. Però non spiegano, per esempio, perché il Joker, suppongo che il Joker sia vivo con la tossina del Joker in corpo, perché ci sia di mezzo anche il composto di Xabaras, però non spiegano perché il Joker li stava aspettando a Inverness, quindi Xabaras sapeva che li avrebbe cercati lì, eppure non fanno nulla, cioè non si soffermano su questo dettaglio. Nessuno dice: ah, allora Xabaras ci stava aspettando. Magari Xabaras è nei dintorni, cioè non è che vanno a cercare Xabaras, ma puntano direttamente alla trama di Killex. Vabbè, per quanto riguarda anche diciamo le pagine utilizzate per questo intermezzo in cui dobbiamo vedere per forza Groucho giocherizzato e nemico di Dylan, che io non apprezzo assolutamente, perché per quanto abbia apprezzato il Groucho cattivo del numero 406, di cui questa è chiaramente una citazione, vedere il nostro Groucho che semplicemente con un paio di composti chimici in corpo diventa un villain, non mi è piaciuto molto, però vabbè, è una roba di poche pagine. E per l'appunto si sprecano poche pagine in cui Dylan Dog e
e Batman sono nel laboratorio di Batman con Catwoman stesa sul lettino, vanno a Inverness, prendono Groucho, tornano nel laboratorio di Batman e la situazione è sempre la stessa. Quindi in 20 pagine fondamentalmente sì, hanno guadagnato delle informazioni, però è un po' ripetitiva, diciamo, questa prima parte. Però serviva appunto per far vedere gli effetti delle due tossine su una vittima, in questo caso Groucho, per poi appunto spostarsi sull'altra trama, sulla trama di Killex. Tra l'altro mi piace che prima di andare da John Constantine vadano da Madame Trzankowski, e mi piace vedere una piccola interazione tra Batman e Madame Trzankowski, molto carina da vedere, anche la parte in cui Madame Trzankowski nomina i genitori a Batman, è stato molto carino da vedere. Quindi ecco, un numero totalmente dedicato nella seconda e nella terza parte a Dylan Dog e John Constantine, ed è una cosa che un fan di entrambi può apprezzare. Posso capire che a livello di trama può sembrare come, diciamo, una deviazione dall'obiettivo principale, però è anche di questo che sono fatte un po' le storie, quindi secondo me è promosso a pieni voti questo numero. Non vedo l'ora di leggere l'ultimo e non vedo l'ora di vedere come sarà la versione che stamperanno per il Lucca Comics, che sarà in grande formato, sarà incartonato, spero sarà appunto anche in carta lucida, per vedere questi colori come rendono su una carta molto più luminosa, e credo che possano dare il meglio di sé, esattamente come la copertina che dà il meglio di sé rispetto alle pagine opache che si trovano all'interno. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo secondo numero e in generale di questa storia, come sta andando, come la state trovando, se vi aspettavate altro, eccetera. E noi ci vediamo il mese prossimo per il numero conclusivo, poi magari parleremo anche delle edizioni di Lucca Comics quando uscirà, e intanto noi ci vediamo anche nel prossimo video, che parlerà di altro, non lo so, tra un paio di giorni, settimana prossima. Io vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.